E siamo qui con mister Tommaso Pirrotta. Altro successo, una gara che sulla carta comunque è agevole. Per fortuna Palermo non ha calato assolutamente la concentrazione, ha conquistato questi tre punti. Sì, è quello che avevamo, ci eravamo detti in settimana, perché bisogna avere sempre grandissimo rispetto per la squadra avversaria. E poi tu sai benissimo che nella pallavolo, nello sport in genere, appena abbassi la tensione, l'attenzione, ti puoi creare dei problemi da solo, quindi bisognava stare attenti. Questa squadra comunque ha fatto appunto di una sua virtù tutti gli infortuni che ha avuto durante l'anno, ma una cosa fondamentale secondo me è stato allenare perfettamente l'aspetto psicologico, quindi dietro le quinte comunque c'è uno staff che ha lavorato benissimo su questa squadra e che mentalmente non ha mai calato la concentrazione nelle gare più difficili. Vedi ad esempio a Messina la scorsa settimana un 3-2 rocambolesco, Palermo era sotto di 4 punti al tie break, ha recuperato e ha vinto i vantaggi. No, piano piano questa è diventata una squadra con la S maiuscola, nel senso che abbiamo avuto qualche problemino, lo abbiamo avuto, ma abbiamo temperato veramente con la voglia di giocare, con la voglia di andare avanti e con la voglia di fare bene. Ora abbiamo una settimana di pausa, questa settimana questo è un turno agevole, non ti preoccupare che adesso andremo noi sul presidente. Andremo noi sul presidente che dovrà venire. Vieni un attimo qua, presidente, prego. Cosa sta facendo vedere il presidente? No, come Tommy ha il bosco, giusto? Sì. Io oggi sono andato a studiare, sì, cosa fanno altre realtà come quella di Tommy. Come si travestono? E ho studiato, ho visto una bellissima, peccato non si può far vedere, ma una bellissima esperienza ho vissuto. Una controfigura di turismo, dove una persona, per spiegare come si fa il formaggio, si è vestita da mucca. Quindi io ho detto a Tommaso, mi sono fatto dare il numero di telefono, così magari si fa dare anche lui un vestito da mucca, da capretta, non lo so, quello che preferisco. Presidente, ne approfitto della tua presenza, questa volta il mister non ha regalato punti, ritornando a qualche frase detta qualche settimana fa. Questa volta non ha regalato punti, vabbè, diciamo oggi l'avversario insomma era di livello nettamente inferiore, poteva essere comunque diciamo una partita difficile perché magari poteva essere presa sotto gamba da qualcuno. Devo dire che invece le ragazze hanno giocato alla grande, concentrate, attente, insomma non hanno regalato nulla come spesso accade. Ora abbiamo una settimana di pausa, dicevo proprio questo al mister, abbiamo avuto un turno agevole, nel frattempo ci saranno delle sfide ad alta quota, domani Palmi che incontrerà Cerignola, nel frattempo c'è Modica contro Catania, quindi noi staremo adesso da spettatori tranquilli a guardare i risultati degli altri e poi si ritorna alla grande contro Siracusa fra due settimane. Eh sì, certamente, dico, le partite di oggi sono partite importanti. A mio avviso, ma una mia opinione personale, salvo qualche scivolone che comunque a fine campionato ci può sempre essere, purtroppo a causa di qualche punto regalato non riusciremo a raggiungere i playoff, cioè, e ci dispiacerebbe troppo, quindi chiaramente questa squadra è stata costruita per raggiungere quel risultato, se non ci arriviamo per uno o due punti veramente sarebbe da mangiarsi le mani. Noi dobbiamo vincerle tutte, poi aspettiamo gli altri, vediamo cosa fanno, speriamo bene, va? Vabbè, e penso che il mister comunque si verrà a perdonare vestendosi da mucca a questo punto. Certo, l'ultima partita il mister si vestirà da mucca. Se noi malauguratamente andassimo ai playoff, si veste il presidente. Quindi facciamo quindi un appello. Allora, nel caso in cui non dovessimo centrare comunque, uno dei due si ha vestito di mucca. Va bene, grazie al presidente, grazie al tecnico Tommaso.